I comitati da tempo lo dicevano, costi troppo alti per la realizzazione della nuova arteria autostradale Cremona-Mantova rispetto al reale beneficio in termini di viabilità, soprattutto considerando che l'intero progetto per essere completo implica la realizzazione della Tibre, verso cui l'arteria dovrebbe confluire. Ora anche i consiglieri della Regione Lombardia del Movimento 5 Stelle e del PD Mantovano sono convinti che l'opera debba essere seriamente ripensata, dal momento che, come comunicato da una nota di aggiornamento della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, i costi per l'autostrada sono lievitati ancora del 43,2%. Registriamo questa importante novità, e cioè questa nota trasmessa dalla Regione Lombardia a tutti i suoi consiglieri, e il dato più significativo è l'incremento dei costi. Quindi questo progetto non costa più 1 miliardo e 86 milioni, ma ne costerà ben 1 miliardo e 500 milioni, cosa che noi dicevamo già più di un anno fa. Il quadro va completato con altri due elementi, secondo noi. Il primo è il decremento del traffico, già inesistente nel momento del progetto della Cremona-Mantova di oltre 10 anni fa, e oggi ulteriormente e drasticamente calato. L'altro dato è rappresentato dall'inquinamento atmosferico, ormai fuori controllo. Pensiamo che sia opportuno fare una seria riflessione sulla necessità reale di quest'opera, e quindi chiediamo a questo punto al Consiglio regionale di aprire finalmente un dibattito serio e trasparente per dire la parola fine a questo inutile e costoso progetto, che risulterebbe, secondo le loro intenzioni, diventare una ennesima cattedrale nel deserto, facendo cioè quel piccolo tratto da Cremona a Pieve San Giacomo. Proprio qui dove ci troviamo c'è l'area, quella che doveva essere l'area di cantiere della Cremona-Mantova, che giace nelle condizioni in cui vedete ormai da 5 anni. Si tratta di una delle grandi opere che sta incontrando la contestazione da parte di cittadini e comitati, nati per evidenziare la criticità e le contraddizioni di progetti senza un reale bisogno per la popolazione, forse dettati da altri interessi. Dubbio che si fortifica quanto più i costi previsti aumentano. Cremona-Mantova e Tirreno-Brennero sono tra di loro indissolubilmente legati. Sono stati avviati i lavori del primo lotto, 9 km contro 85 dell'intero tracciato, costo stratosferico di 513 milioni. In zona Tre Casali ci sono i segni dell'avvio dei cantieri, motivo per il quale abbiamo fatto partire immediatamente un esposto agli enti competenti affinché ci indicano con chiarezza se questi lavori sono stati iniziati in modo legittimo, dal momento che il progetto esecutivo giace ancora presso il Ministero dei Trasporti. Di nuovo a Casalmaggiore abbiamo lanciato l'iniziativa che terremo a Tre Casali l'11 aprile, sabato pomeriggio alle ore 15, a cui diamo tutti appuntamento per una manifestazione pacifica di protesta contro il Tibre autostradale e a favore di quello ferroviario.